L'elemento di maggiore anomalia in una democrazia come quella italiana si è rappresentato in questo momento dal Partito Democratico, un gruppo di persone che si allineano al nuovo capo ogni volta che il capo cambia. Ricordiamo che il gruppo parlamentare è entrato con Bersani, poi si è allineato a Letta per poi passare all'attuale Presidente del Consiglio. E cosa fa adesso quel gruppo che rappresenta la peggiore e più grave anomalia in una democrazia? Cerca di moltiplicare quell'anomalia a livello culturale, cerca di farla diventare lo schema entro cui deve svilupparsi la cultura nella scuola del nostro paese. E noi non possiamo che combattere quello schema perché è uno schema grave che mira non a far emergere le intelligenze dei singoli, ma a fare omologare le intelligenze a quello che è il potere del capo. E noi continueremo a combattere contro quel tipo di schema. Grazie. Grazie. Deputato Duva, prego. Grazie Presidente. Non è ancora chiaro qual è la necessità di fare questa riforma, cioè perché dobbiamo dare questo potere ai dirigenti scolastici? Cosa non va nel metodo utilizzato finora? Io questo mi chiedo. E posso andare a vedere però quali sono i problemi che ci potrebbero essere, anzi che ci saranno se noi accettiamo questo decreto così come lo troviamo. Ad esempio il potere che la criminalità organizzata ha sui singoli territori. Noi sappiamo che molte aziende hanno la necessità di assumere persone imposte dalle cosche. Ecco, noi stiamo facendo in modo che questo accada anche nelle scuole. Quindi, se c'era un barlume, se c'era un posto dove la criminalità organizzata non riusciva a infiltrarsi, quelle erano le scuole. Facendo così, noi diamo questa possibilità di farlo anche lì. Quindi io chiedo cortesemente a questa maggioranza di prendere in considerazione l'idea di votare questo emendamento. Grazie. Sì, grazie. Deputato Antimo, prego. Cesaro, sì. Sì, è evidente che in quest'Aula si sta sviluppando un dibattito culturale con opposte visioni. Su questa riforma io mi permetto di sottolineare che è stato più volte invocato il concetto di libertà in riferimento all'articolo 33 della Costituzione. Ebbene, non è la libertà negativa quella che è in gioco, che sarebbe tutelata già prima dall'articolo 21 della nostra Costituzione. Non è la libertà di, ma è la libertà da. E quale libertà noi vogliamo difendere? È la libertà che è garantita quando sono rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E noi riteniamo che il pieno sviluppo della persona umana passi attraverso una scuola di qualità fondata sul merito e sul talento. E questo è il senso della nostra riforma. Tutte le altre considerazioni hanno semplicemente una giustificazione ideologica che non va al merito della riforma che noi vogliamo portare avanti in quest'Aula. La ringrazio. Deputato Buttiglione, prego. Grazie, signora Presidente.